ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Uomini che non sono amici delle donne è il luogo comune per eccellenza. Uomini e donne non possono essere amici perché prima o poi inevitabilmente il rapporto degenererà. A confermare il cliché, come scrivere pubblica.it, uno studio della University of Wisconsin che ha mostrato che gli uomini tendono alla lunga a fraintendere i gesti di amicizia delle donne scambiandoli per delle avance e viceversa, il che rende particolarmente complicata l'instaurazione di un'amicizia serena tra i generi. Cosa ne pensi? Può esistere l'amicizia tra uomo e donna? Secondo me no, perché hai ragione quello che hai detto. C'è un doppio fine, secondo me. A te è capitato? Sì e no, diciamo. Però... Ovvero, raccontaci meglio. Secondo me se una ragazza esce con te, hai dei rapporti, vi sentite, c'è un qualcosa. Secondo te il doppio fine è più spesso da parte degli uomini o delle ragazze? Secondo me da tutte e due, un po' da tutte e due. Metà-metà. Metà e metà, dai. C'è sempre un interesse da parte di entrambi, quindi. Sì, perché, ok, uomo e donna son due cose diverse, però diciamo che su questo argomento qua, se uno ci sta a uscire con un altro, vuol dire che c'è un qualcosa. Conosci degli amici maschi che hanno delle amiche femmine? Sì, dicono che sono amiche. Però? Però, secondo me, no. Beh, come in tutte le cose può essere, può esistere. Io penso che in linea di massima ha ragione lo studio di cui prima, perché in effetti sì, ci può stare, però alla fine si può anche trasformare un rapporto che è stato magari prima di tipo sentimentale in un rapporto poi amicale, non è da escludere. Come in tutte le cose dipende come nascono, come si evolvono, eccetera. Se nasce come un rapporto di tipo di feeling fisico, poi è difficile. Ma se nasce come amicizia in cui il discorso dell'empatia fisica non c'è, allora ci può stare. È forse più difficile. È più difficile. Secondo lei chi ha più tendenza a fraintendere i gesti di amicizia, più le donne o gli uomini? Non esiste un discorso di genere, perché siamo tutti persone, quindi non esiste l'uomo o la donna, secondo me. È rarissimo. Come mai? Secondo me esiste l'amicizia fra uomo e uomo, fra uomo e donna rarissimo, fra donna e donna quasi impossibile. Perché no? Addirittura quasi impossibile. Le donne alla fine si fanno il culo una con l'altra. Sono in competizione. Sono sempre in competizione. Secondo me l'amicizia degli uomini è più amicizia.